io chiamo qui accanto a me il presidente del Comitato Storico della Regione Toscana, Roberta Benini. Grazie. Buongiorno a tutti, mi fa piacere vedere così tanta gente interessata a questi argomenti perché penso che ci sia bisogno di comunicare e di parlare. Ringrazio prima di tutto gli organizzatori, li ringrazio perché credo che ci sia proprio bisogno di questo. Credo che il punto fondamentale di questo incontro sia il dialogo. Chi mi conosce sa che sono molto, molto critica e che tendo sempre ad evidenziare gli aspetti negativi. Credo invece che queste giornate, questi incontri debbano partire proprio dal dialogo. Mi presento, io sono, come diceva Foresi, presidente del Comitato Storico della Regione Toscana. In realtà è il Comitato per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Regione Toscana, un nome lunghissimo che in realtà racchiude tante entità e tanti soggetti eterogenei. Li ringrazio anche perché l'attività che io porto avanti, che stiamo portando avanti come comitato e come organizzatori degli stati generali della rievocazione storica che si sono svolti lo scorso anno ormai a Firenze, sono interessi diversi perché rappresentano soggetti non professionisti, nella maggior parte dei casi, che svolgono l'attività di rievocazione e ricostruzione storica. Ed anche per questo è interessante che io sia stata chiamata qui, perché è interessante vedere come due elementi, due mondi diversi, due parti delle molteplici realtà che compongono la rievocazione storica possano collaborare e portare aspetti costruttivi, anche critici, per migliorare. Vi porto i saluti, accennavo agli stati generali della rievocazione storica, vi porto i saluti anche di Filippo Giovannelli, che è il presidente degli stati generali, che non poteva essere presente, ma ha accolto anche lui con piacere questo incontro, che speriamo sia un punto di partenza che ci deve rendere più uniti e ci deve far prendere consapevolezza del fatto che in questi ultimi anni il mondo della rievocazione storica sta pian piano diventando un punto focale dell'interesse di molti settori. Abbiamo ascoltato fino ad ora interventi di politici, di istituzioni che pian piano si stanno accorgendo di quanto questo settore, composto non solo dalle associazioni, non solo dalle manifestazioni, non solo dagli artisti, ma anche dal mondo degli storici, dell'accademia, dal mondo divulgativo. Qui abbiamo un esempio, un fiore all'occhiello di quello che è il mondo diciamo divulgativo con il Festival del Medioevo di Gubbio, che pian piano sta creando quella cultura della rievocazione storica che può portare e deve impegnare noi per primi ad attivarci, ma deve portare a chi lavora nella rievocazione storica un elemento di partenza per approfondire e far conoscere questo tema. Abbiamo detto che le istituzioni si stanno sempre più interessando, è stato chiaramente portato all'attenzione di tutti il fatto che ad oggi molte regioni hanno una legge in materia. L'ultima arrivata è la proposta che c'è adesso in Emilia-Romagna. La regione Toscana ha, non per prima, ma ha evidenziato come il mondo della rievocazione storica sia eterogeneo. Ci sono due proposte di legge PDL nazionali che si aggiungono a quella di Ermete Realacci, che credo abbia più di 10 anni, che pongono l'attenzione sul fatto che la rievocazione storica non è solo, passatemi il termine, un mondo legato a degli artisti in calzamaglia che la domenica si ritrovano per divertirsi, ma è legato ad una professionalità, ad una passione, ad elementi che hanno ricadute importanti sul territorio nei quali si svolgono, da un punto di vista non solo culturale, primo fra tutti, dal mio punto di vista, ma anche economico, ma anche del mondo dell'artigianato, ma anche sul turismo. E questa è la potenzialità che sta dietro a tutti gli artisti che
vivono e che contribuiscono a rendere il mondo della rievocazione storica così eterogeneo. Certo, il dialogo non è proprio sempre semplice. Dobbiamo essere però per primi coloro che cercano di far capire che la cultura legata a questo mondo deve essere trasportata, deve essere tramandata. Vi siete messi, come si dice dalle mie parti, in un abbordo non semplice, cioè è una funzione abbastanza complicata quella, perché primo dovete superare le criticità e le critiche che provengono dal mondo degli artisti, cosa non semplice. Io vi dico la stessa cosa, perché devo superare le criticità che vengono dal mondo delle associazioni, delle manifestazioni, due mondi che, vi ripeto, sembrano del tutto scollegati. Io, il comitato che rappresento, è espressione del terzo settore, basato essenzialmente sul volontariato. Voi invece siete espressione di un mondo che non è basato sul volontariato, ma allo stesso modo deve essere spinto da quella passione che fa la differenza anche all'interno dei professionisti. È evidente la differenza tra professionista e professionalità. Molto spesso queste due funzioni coincidono, e credo che questa debba essere la vostra missione principale. Io dico vostra pur mettendomi dentro. Io fin da ragazza, molti anni fa ormai, vivo il mondo della rievocazione storica e l'ho vissuto e lo vedo da vari punti di vista, partecipando come iscritta a un'associazione di rievocazione storica, organizzando eventi storici e quindi chiamando anche alcuni di voi a partecipare e pagandoli, adesso come presidente del comitato storico, da artista professionale, non professionista, per aver partecipato e proposto spettacoli negli eventi di rievocazione storica. Credo che ci sia bisogno che tutti questi mondi si leghino, perché lo scopo principale è quello di creare cultura, la cultura, la consapevolezza della rievocazione storica, che deve interessare soprattutto quei ragazzi là, che dal vostro punto di vista interesserà sicuramente gli organizzatori degli eventi, perché uno dei primi step che dovrete affrontare è quello di far capire che la professionalità che voi legate a professionismo si deve pagare, che dietro, come diceva Alessandro, ad un professionista ci sta tutto quel background che proviene da anni e anni di lavoro, di esperienza. Però per primi, e questa è una critica costruttiva, passatemela, che vi faccio, è quello di dire che questo deve essere legato ad una qualità non calata dall'alto, non imposta. Non c'è l'esigenza, non si sente in questo mondo ma anche in altri, l'esigenza di dover imporre diktat o caratteristiche di qualità su chi fa questo lavoro, chi ha deciso di svolgere questa attività come attività professionale. C'è bisogno però di regolamentare, di individuare, ma la vostra funzione principale è quella di far capire e di portare pian piano chi organizza eventi di questo tipo ad un livello sempre più alto, così che sarà scontato, io spero che questo sia lo scopo fondamentale, sarà scontato chiamare professionisti professionali. Questo non esclude la partecipazione di chi svolge la stessa attività con passione. Non c'è da stigmatizzare né l'uno né l'altro settore. Ci sono associazioni di volontariato che svolgono poi anche funzioni diverse, perché proprio svolgono funzioni sociali, che fanno, diciamo, svolgono la stessa attività in maniera del tutto professionale. Però il riconoscimento di una figura che invece si pone come aiuto nei confronti di chi deve organizzare una manifestazione è fondamentale. Fondamentale per arrivare a far capire che lo scopo di una manifestazione non è solo fare cassa,
ma offrire uno strumento di qualità che va ad accrescere l'elemento culturale di conoscenza di tutta la popolazione, perché poi i numeri che abbiamo visto dimostrano che la ricaduta culturale e sociale delle vostre nostre attività è fondamentale per l'economia di un territorio. Bevagna è una dimostrazione palese del fatto che tutte queste cose si uniscono, perché lì ci sono elementi associazionistici, quindi di puro volontariato, c'è una disponibilità assoluta, credo, dell'amministrazione comunale di mettere a disposizione la propria conoscenza e la propria esperienza, c'è l'intervento degli artisti professionisti. Ecco, tutto questo ha portato non solo a creare un'economia, commerciale del comune di rilevante, ma anche un indotto nel mondo dell'artigianato, ma anche un indotto da un punto di vista turistico, ma anche una crescita e una consapevolezza culturale all'interno di chi fa rievocazione storica a Bevagna, ed è diventata pian piano un fiore all'occhiello a livello italiano. Questo dimostra che il lavoro ben fatto, sia professionale sia professionista, porta a dei risultati. Ci vorrà del tempo? Sicuramente, però dobbiamo provarci. Elemento fondamentale è che tutti, artisti, associazioni, organizzatori di eventi, registi, scenografi, mettiamoci tutti quanti, vedano riconosciuta la rievocazione storica, perché gli artisti della rievocazione storica possono chiamarsi così se c'è un riconoscimento giuridico della rievocazione storica. È fondamentale che questa sia riconosciuta come elemento di traino per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, e che sia riconosciuta come elemento di cultura immateriale che si può affiancare attraverso lo storytelling, attraverso il vostro lavoro portato all'interno dei siti monumentali, proprio a quei siti, valorizzandone anche l'essenza. Insomma, ho divagato abbastanza, mi ero preparata su alcune cose e ne ho dette del tutto altre, non voglio prendere tanto tempo, vi dico solo che da un punto di vista, noi come Comitato Storico della Regione Toscana ci siamo, come Stati Generali della Rievocazione Storica siamo disponibili, buon lavoro, cercate di mantenere i piedi per terra e di cercare appoggio soprattutto dal basso. Buon lavoro!